E quindi ho cominciato a pregare leggendo quelle cose. Oh, quindi è già un bel frutto, quello di Medjugorje. Almeno un pirla l'ha salvato. Ma ne ha salvati tanti, con la Madonna lì. Ma tutte le Madonne, perché poi la Madonna è sempre la Madonna. Adesso mi dicono, ah, ma te allora parli sempre di Medjugorje, è quella di Lourdes, Loreto. E ho capito, ma non è mica il derby Milan-Inter. E io la Madonna è una sola. E poi se Dio vuole farla apparire là o lei vuole andare là, mica puoi andare a contestare che poi va là. E c'erano dei pellegrini napoletani che mi dicevano, ma perché la Madonna non appare a Napoli? Devo andare fino a Medjugorje, spendo tutti questi soldi. E che ne so io? Ma se Dio vuole farla apparire là, ma cosa? Se te cominci a chiedere perché a Medjugorje, diventi pazzo. Perché ogni cinque, a mezzanotte gli uccellini cinguettano come a mezzogiorno. E te, non è mai successo. Io a casa mia gli uccellini dormono a mezzanotte, non va mica in giro a cinguettare. Poi se il sole comincia a roteare come un pazzo, le lune diventano gialle, verdi, la gente si butta per terra, gente che non pregava mai si butta a pregare, mio Dio, pietà, pietà. Ah, dico, ah, però anche te gli ho detto. E prima o poi su quella collina lì ci arriviamo tutti, Vai, sta tranquillo. Gliel'ho detto anche a Cecchi Paone, prima o poi ti vedo su quella collina. Allora, stai a sentire questa che è bella, Stai a sentire Arcivescovo, stai a sentire. Allora, andiamo, torno da Torino e mi chiama la Fatma Ruffini, che adesso è un po' arrabbiata con me perché da quando è uscito il libro non l'ho più richiamata, comunque adesso devo chiamare, che è una delle produttrici più potenti di Medias, quella che fa Scherzi a parte e tanti altri programmi, e mi dice, guarda, tieni pronto perché tra poco inizia il piano di produzione di Strana Morte, devi girare col camper, poi devi fare i collegamenti con lo studio, poi devi venire in studio, devi riapportare la gente, riportarli, fidanzati, cose. Io ho detto, vabbè. E nel frattempo io avevo preso dall'agenda il numero di telefono della mia mamma delle linee aeree croate di un'agenzia di Roma e fisso la mia partenza il 2 febbraio. Attenzione, adesso poi mi sono andato a leggere tutto. 2 febbraio 1995, la Madonnina di Civitavecchia, che è stata comprata da un parroco di Civitavecchia per la famiglia Gregori, no? Mi sembra che si chiamano di Civitavecchia, dalle bancarelle di Medjugorje, viene portata nella casa di questi e comincia a lacrimare sangue, no, per 6 giorni, 2, 3, 4, 5, 6, guarda caso io parto il 2, ma mica sapevo io che lacrimava le madri, cioè sapevo di questo fatto ma non sapevo i giorni. Il 2 la presentazione nel calendario liturgico di Gesù al Tempio, il 2 febbraio alle 9 del mattino, ogni 2 di ogni mese, Miriana, l'apparizione della Madonna, la Croce Blu, insomma, parto bombardato di coincidenze. Adesso io tutto quello che facevo per i delitti di cronaca nera e giudiziaria, che non ne posso più, perché noi siamo una società bombardata dalla cronaca nera, dagli scandali, dal gossip, se parli di politica perché c'è uno scandalo. Se parli di cronaca nera, parli di cronaca nera, di un delitto seriale, di un serial killer, te lo ritrovi a porta per 20 giorni di fila. Con la mappa dove è entrato il killer, le impronte, quando l'ha coltellato, che se vai a letto ti viene un incubo, non dormi più, devo dormire con le luci accese, io che faccio cronaca nera. Allora io ho fatto 21 anni di cronaca nera, va bene? E cronaca giudiziaria, ma di quella pesante, tosta, dai sequestri di persona, agli scandali, agli suicidi, agli omicidi, agli incidenti stradali più terribili, agli aerei che precipitano. Adesso basta. Adesso io chiedo agli editori, ai direttori di testata, ai capi redattori che facciano un esame di coscienza e che, se è logico e normale che una notizia di cronaca nera e giudiziaria debba essere scritta per rispetto della uguaglianza dei cittadini delle notizie, perché non si può nascondere le cose, ma secondo voi è giusto se una donna viene violentata in modo terribile a Bologna per esempio e fare 4 pagine sulla violenza della donna quando ne basta una e si racconta anche una cosa positiva? Ma vuoi sfinire la gente? Ma il telegiornale è una mitragliata al cuore.
ma non se ne può più, ci sediamo a tavola la sera, siamo bombardati dalla cronaca nera. Ma secondo voi esiste solo il male o c'è anche il bene? Ma io faccio sempre un esempio. Voi siete nell'Emilia Romagna, siamo in Romagna, ecco, in Emilia, a Sassuolo, c'è un mio amico che è uno dei più grandi imprenditori italiani. Sempre Modena. Eh? Sempre Modena. Dove sì, a Modena. Dove Valdesco? Cioè, torni sempre lì. Lei che è a Modena. Allora siamo a posto, stia, che questo gli interessa. E glielo presento, andiamo a mangiare insieme. Mangiare non è peccato, insomma. Se leviamo anche quello siamo rovinati. Ho levato tutto, non fumo neanche più. Allora, a Sassuolo ci sono alcune delle più grandi imprese italiane, tra l'altro è nata la Mapei e c'è la Keracol. La Keracol c'è la famiglia Sghedoni, per non fare nomi, la famiglia Sghedoni. Te. Allora, Fabio Sghedoni, che è l'amministratore delegato, cosa ha fatto? A un certo punto ha letto un libro su Međugorje e la sua vita è cambiata. Va a Međugorje continuamente. Ma non solo, ha convinto tutta la famiglia che si va più spesso in chiesa a pregare e ha investito 8 milioni di euro, 16 miliardi di vecchie lire, in un centro per la cura e la disintossicazione da alcol, cocaina, sostanze tossiche e il recupero dei ragazzi difficili di strada che non sono come Paolo Brosio, che sono famosi, che conoscono quello, conoscono quell'altro, ma che non sanno nessuno nella vita che li aiuta. E trovano la cura, l'accoglienza e l'amorevolezza del centro di accoglienza di Nuovi Orizzonti, fondato da Chiara Mirante, che è quella ragazza straordinaria che alla fine degli anni Ottanta andava nei bassi fondi della stazione Termini di Roma e salvava tutti, tutti salvava. Cioè, ora, questa non è una notizia da prima pagina, non è una notizia bella che ci ridà speranza anche a quelli che non hanno una lira e che sono disperati perché non sanno chi e a che cosa e come devono fare per sopravvivere. Questo centro oggi è a Međugorje, così come tutti gli altri centri, così come tante persone. Ma vi ricordate una volta, c'era la Domenica del Corriere, che c'era quella prima pagina con Walter Molino, Che raccontava la storia del carabiniero, del vigile del fuoco che salvava una persona che stava morendo, faceva notizia. Oggi se non ne muoiono 20 in quel fosso lì non fa notizia, e se uno salva una persona, un eroe, e chi se ne frega degli eroi? Se arriva un barcone di disperati dall'Africa e c'è il mare in tempesta e ne muoiono 50, stiamo a parlare dei disperati per un mese. Ma se esce un peschereccio e li salva e li porta nel porticciolo, no? E li salva con un mare in tempesta, ma quel comandante di quel peschereccio non bisogna fargli una pagina e raccontare come è stato bravo a salvare la gente? Cioè, va bene scrivere la cronaca nera, ma questa è una riflessione che vi faccio come un addetto ai lavori, perché io ho dedicato la mia vita al giornalismo, alla comunicazione, ai programmi di rete. Dio ha voluto che passassi dai telegiornali a quelli che calcio, Domenicaina, Sanremo Notte, all'Isola dei Famosi. Io ho fatto tante cose, una diversa dall'altra. Linea 5 verde. Anni di Linea Verde, Linea Verde, che è una trasmissione straordinaria, il Giro d'Italia, ho pedalato come un pazzo. Però voglio dire, forse oggi, perché ho fatto tante cose, la Gospa mi ha preso e vuole che ne parli un po' a tutti della vita, come l'ho vissuta io, come ho sbagliato e come si può fare per dare anche respiro agli altri e raccontare le cose del cielo, perché i fatti del cielo, la spiritualità modifica la sfera materiale della vita. Lo Spirito Santo può guarire malati, malati fisici, psichici e morali. Può cambiare la vita di una persona che ha il cuore duro diventa una persona che si commuove, che aiuta gli altri. Un grande imprenditore può spendere 8 milioni di euro e salvare centinaia di migliaia di vite. Un pazzo come me che andava in giro a divertirsi adesso parla della Madonna tutti i giorni. Cioè, raccontiamo anche queste pagine della vita. Non dico che non bisogna parlare della cronaca nera giudiziaria, degli scandali e del gossip. Ma per favore lasciate almeno un paio di pagine anche per le cose del cielo, mamma mia.